Saverio Pantuso, segretario regionale scuola UIL, siete Lazio, ovviamente questa è una manifestazione distribuita su più città, su più regioni. Oggi sono rientrati in classe 1 milione di studenti delle superiori con una didattica in presenza al 50%, l'altro a distanza. Voi chiedete trasporti dedicati, chiedete di mettere fino alle classi pollaio, chiedete di avere maggiori scuole e se gli edifici non bastano di costruirne di nuovi. Chiedete in pratica quanto non è stato fatto in oltre 30 anni di storia di questo paese, si può fare tutto ora. Chiediamo un organico triennale dei precari che ancora una volta ritornano a fare il famoso concorso riservato da qui a breve. Chiediamo sicurezza, certezza della riapertura della scuola con tracciamenti all'interno delle istituzioni scolastiche, con presidi sanitari certi, e chiediamo subito la vaccinazione. I tamponi anche. I tamponi, ma ancora di più la vaccinazione per il personale della scuola, che onestamente farli a maggio a scuola quasi a termine non serve proprio a nessuno. Una sensibilizzazione maggiore in questo momento storico che è difficile per tutti, pur comprendendo lo sforzo notevole che è stato fatto nella Regione Lazio in merito ai trasporti, in merito all'attuazione della rimodulazione degli orari delle classi all'interno delle scuole, ma ci sono ancora notevoli difficoltà e ancora per questo siamo in piazza già da settembre con le nostre proposte, le nostre idee per un futuro migliore, per una scuola sicura in un momento così difficile. Ma è possibile recuperare il gap di 30 anni? Innanzitutto iniziamo a fare qualcosa per la scuola. Definire l'organico triennale e garantire la sicurezza all'interno della scuola del Lazio. Ancora oggi all'interno della scuola laziale mancano 1000 posti da coprire e ancora di più sono garantiti da migliaia e migliaia di precari che tutti i giorni offrono la propria professione all'interno della scuola laziale. Quanto vi preoccupa comunque una situazione di governo così traballante? La situazione è complessa, difficile e naturalmente un momento politico di questo genere ancora di più per la nota conoscenza del recovery fund che deve dar sì alla scuola una maggiore attenzione dal punto di vista economico. Ci preoccupa nel momento in cui non abbiamo certezze di come oggi lo stesso ministero non ha modo di interloquire con le organizzazioni sindacali e anche per questo siamo in piazza a manifestare nella giornata odierna. Grazie.